Thank you.
Ho sbagliato. Qualche giorno di attesa, di assenza e già dimentico cos'è un loop. Buongiorno a tutti, buongiorno, scusate per il ritardo. Qui abbiamo dovuto sistemare la stanza perché abbronzati sicuramente Riccardo, ma non troppo freschi perché stiamo già colando e abbiamo dovuto mettere un ventilatore, spero non si senta. Devi sapere che quando lavori, solitamente, se non fai bene il tuo lavoro, sai, vieni ripreso, no? Non so, strike 1, strike 2, addirittura se non fa bene il tuo lavoro in casi gravi vieni pure licenziato, funziona così il mondo del lavoro, penso, almeno così mi dicono, però a quanto pare nell'ambito, ecco, vabbè, ti pare, mamma mia, cioè, ho dimenticato la musica, boomer fino all'ultimo, comunque, dicevamo, dovete sapere che così mi dicono che nel mondo del lavoro quello vero, non il nostro che scriviamo, disegniamo cose non vere, nel mondo del lavoro vero mi dicono che se non fai bene il tuo lavoro rischi anche di essere licenziato, mi dicono, poi non lo so, non lavorando, ma facendo un lavoro vero non lo posso sapere, eppure noi siamo circondati da persone che non sanno lavorare, non fanno proprio lavoro. Parlo ambito edilizia, tutta, casa, tutti i lavori quelli veri, quelli fatti con le mani che ti fanno venire i calli, che ti fanno sudare sotto il sole, quelli da uomini veri. Però a quanto pare nessuno di quelli che non abbiamo a che fare sa fare proprio lavoro. Però lavorano continuamente, capito? Questo per dire che siamo qua morendo di caldo col ventilatore sempre, che ormai avrà 3-4 anni, non lo so, perché abbiamo dei condizionatori consegnati a casa in due round, perché se li erano dimenticati, se li erano persi a metà, avevamo mezza macchina sì, mezza macchina no, quindi già ci ha messo 2-3 mesi a arrivare invece che 2 settimane, ma questo è un altro discorso. Quando sono arrivati, adesso sarà un mese che aspettiamo che qualcuno venga, qualcuno che abbiamo già contattato, quindi cioè non è che è 2 mesi che l'abbiamo contattato, venga a installarceli, quindi abbiamo qua la macchina che potrebbe concederci di lavorare senza colare, ma visto che dal discorso di prima le persone non si è capito dissing su The Flash, su Secret Invasion e invece sui nuovi volti di Superman, invece Angie ha iniziato la live sul mondo del lavoro, sulla vita reale. La vita reale non è vero che è cioè capito solo se fai cangini e raccogli i pomodori a 2 ore all'ora puoi dirti un vero lavoratore in Italia. Esatto, bravo, però il mio discorso vale anche per i cantieri, nel senso che non so, si è sfigati noi tutte le cose che abbiamo fatto quando avevamo la casa in cantiere erano fatte la gente che non si va a lavorare su un cantiere, quindi probabilmente sono io che pretendo che se paghi 10 ti danno 10 e invece non ti danno un cazzo, quindi non lo so. Ma beviamoci su Angie, beviamoci su. Buongiorno, Director's Cut. Esatto, gli italici lavori di manovalanza. No, non parlarmi di italici lavori che sennò mi parte, sto seguendo un account TikTok, italiche cucine, che mi fa schiattare dal ridere, che racconta... si può dire su Twitch questa cosa? Non so di cosa parla, quindi non so dirlo. Racconta le ricette in modo un po' ventennio e in modo ironico scimmiottare il ventennio e fa un sacco ridere. E quindi mi cita Alici Lavori, mi parte la Giuseppina e il Mirko. Appena in tempo finito Secret Invasion, sì, è appena uscita la seconda puntata di Secret Invasion. No, no, oggi un po' giornata di novità di uscite, perché è arrivato oltre a Secret Invasion è arrivato anche al cinema Indiana Jones Finally. E il quadrante del destino, sto per dire la ruota, però il quadrante dell'orologio, il titolo è cambiato come sappiamo, e stasera saremo a Melzo per la serata, per l'aria speciale condizionata. Speriamo ci sia, se non ce la andiamo, cioè Laura, se non c'è l'aria non veniamo. E ieri abbiamo visto The Flash, lo diciamo, in un cinema di paese, che ci ha stupito perché, ecco, è un po' decadente, però aveva l'aria condizionata ed eravamo molto 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 contenti. È uscito pure Jack Apple TV, che nessuno probabilmente guarderà. Ma guarda, tutte le serie Apple TV probabilmente nessuno le guarderà, eppure sono tutte molto belle. Dice sì, pessimo marketing, non lo so. Io sto apprezzando ogni serie. Visti i giorni di ferie, nel senso, abbiamo messo un po' in sospeso Ted Lasso, l'abbiamo ripresa ieri dopo, dopo The Flash, siamo messi a guardare una puntata di Ted Lasso. E bellissimo. È stato un bel... Siamo alla 2 per... 11? No, dobbiamo vederla 12. Dobbiamo vederla 12, sì.
Bellissimo. Sì, lo pure, sì, nel senso è... Sì, la dobbiamo vedere. Sì, è con Rebecca, giusto? Con Rebecca Ferguson. Allora, cioè, stiamo già a due consigli. Appena arriviamo a tre, iniziamo, perché funziona così solitamente. No, perché dobbiamo no, ancora finirci. Quattro, no, quattro. Prima finiamo quello che stiamo vedendo, perché... Non... Però la mettiamo in lista, nella parte alta della lista. Della fatica list. Allora, diciamo, Fresca Bronzanesi, Twitchton parte già in quarta dicendo buongiorno cuoricini, cuoricino, come state? Siamo bene, dai, a parte il caldo a cui dovremo abituarci i prossimi, non so, non so perché a quanto pare doveva venire, quindi non ripartire, non lo sappiamo. Sì, abbiamo capito, who knows, maybe we don't know. Incacchiati per il licenziamento in massa di animatori Sony, mi ha stupito questo accanimento congiunto contro Phil Lord, mi trasmetteva vibes da simpatico nerd, e Conti Bianca è diventato oggetto spaccatore. Sull'ultima parte sai come funziona il web. Prima sei il dio sceso in terra, santo uomo, madre Teresa di Calcutta che incontra Gandhi e fa un bambino e quello è il personaggio Twitter santificato. Il secondo dopo sei l'incarnazione di Satana. Quindi... su quello sì, non farti, secondo me devi, cioè, è un ottimo riassunto, diciamo, funziona così il web ed è la cosa più fastidiosa, ma non solo funziona così il web e dopo applicato alla realtà funziona uguale, perché nella realtà è uguale, o sei uno stinco di santo, sei una bestia di santo, è uguale praticamente. Sì, mi ricordo un po' il caso di Victoria Alonso, che era tutta così zuccherosa nelle interviste, poi da alcuni è stata ritratta come appunto una figlia di Satana, e però anche in quel caso, no, cioè nel senso è si tende un po' a idolatrare, idealizzare certe figure, no? Sì. Nell'epoca degli slogan, appena un uomo si mette una camicia rosa, lo si incorona re king del femminismo, poi magari che so, non offre la cena alla sua ragazza, e allora è il pezzo di merda. Cioè, capite? È così che funziona. Quindi. Non che non esistano i veri pezzi di merda e le vere brave persone, oppure... Fatto, cioè, nel senso, Hollywood di per sé è tutta una facciata, ma dipende chi è più bravo a nascondere e chi invece non si fa meno problemi ad apparire per quello che è. Però, nel senso, non mi sorprende che ci siano certe figure, non sto dicendo che Phil Lord sia una di queste, però non mi sorprende che in realtà ci siano certe figure che hanno una faccia, però poi di fatto... No, infatti neanche io parlo di Phil Lord, in maniera completamente specifico diversa. Era per... contestualizzare l'atteggiamento certo. Web ipocritoso da Hollywood in questo senso. Poi, se non sbaglio, tu ti riferisci ai 100 animatori che hanno lasciato. Sì, in teoria non era il licenziamento, ma era proprio loro che hanno dato su un migliaio di animatori che hanno lavorato al film, 100 non hanno retto ai ritmi e tutto il resto. Era la Pascal che ha detto quella frase simpatica. Sì, ha detto tipo... Ah, ecco, parlando di personalità, la prendere a sberle, no? Nel senso... cioè, per me non è tanto Phil Lord, ma... Non so se avete letto la risposta della Pascal agli animatori che hanno detto «Oh, sti qua, al posto di farci fare le modifiche prima, ci hanno chiesto all'ultimo secondo di modificare sequenze già renderizzate, ci facciamo lavare 12 ore al giorno per 7 giorni a settimana, non dormivamo, non vivevamo, bla bla», che dici «Cazzo, non bene?» E la risposta della Pascal è stata quelle risposte di cui parlavo prima da boomer della serie «Ma vai a zappare la terra, impara a lavorare», capito? È stata esattamente questa risposta. Non so se ce l'hai, io però mi ricordo che è una cosa del tipo... No, detto tipo così... Ragazzi, benvenuti, è così che funziona l'Hollywood business, cioè guardate che è così che ci fanno i film piccoli. Parla così la Pascal. No, me la immagino, sì, me la immagino un po' così. Vediamo se c'ho una cosa, aspetta. Piccoli innocenti figli dell'estate, guardate che è così che funziona il business, cioè se te ne vai tu io prendo un altro, guarda, te lo dico, che è esattamente quello che succede a tutti i professionisti del settore quando dicono scusa ma mi stai a pagare noccioline. Io c'ho sul cellulare, ma questa è proprio una specie di easter egg. Vabbè, non si vede, però c'è scritto Amy Pascal. Hai il numero di Amy Pascal? No, in realtà da questo numero le feci un'intervista. Però era tipo, non so, faccio un esempio, magari della sua segretaria oppure della responsabile del junket. Magari che Amy Pascal, chiamala! Mi ha prima chiamato per dire, ah, è tutto a posto, mi senti, E poi mi ha richiamato da lì, quindi io, per non fare gaffe, eccetera, l'ho salvato come Amy Pascal, e quindi è stato molto surreale, che poi ha risposto direttamente a lei. Molto Però surreale. Più o meno parla così, voce un po' più rauca.
Così, benvenuto nel mondo del vostro business. Guarda che se non prendi i tuoi soldi li do a qualcun altro, le noccioline, uno che si accontenta e lavora di più. Così. Qualcosa del genere. Nel senso, cioè, a me è parsa una risposta, allora, ci si aspettava purtroppo un trattamento del genere, non è stato giusto, è triste che anche, anzi, vabbè, perché dobbiamo aprire questo discorso? Cioè, se scoperchiamo il vaso di Pandora del è così che vengono dati gli artisti a Hollywood, poi parliamo anche di altre cose e non finiamo più, però è brutto che anche a livelli alti, ma sia per il vaso di Pandora, succedano queste cose e il gioco non va alla candela, non è che visto che hai creato un capolavoro hai fatto bene a sottopagare o sfruttare o ad ammazzare di lavoro 30 poveri cristiani, capito? Non è quello. È ovviamente sbagliato. E non è passata la notizia, invece era un'altra. E la cosa che mi ha dato più fastidio ancora della situazione, che è brutta e purtroppo capita spesso, è stato il commento della Pascal, perché cioè, proprio fuori luogo, ripeto. Esatto, stavo per dire esattamente quello. È il capitalismo, baby, tu lasci, c'è il prossimo. E questo è il motivo per cui è importante perché ci siano dei sindacati che rappresentano gli interessi degli artisti e dei tecnici, perché solo così si può assicurare poi che ci sia gli sceneggiatori insegna, esatto. Tra l'altro sì, nel senso, ora su Bad Taste abbiamo pubblicato una notizia su invece lo sciopero degli attori che potrebbe essere all'orizzonte, e prima Bernie ci ha scritto questa notizia che oltre 300 attori di Hollywood firmano una lettera per i leader del sindacato, niente compromessi, pronti a scioperare. Bravo. Negli ultimi giorni si era parlato del fatto che in realtà magari lo sciopero si sarebbe potuto evitare, che le trattative erano in corso, erano nel senso avevano risvolti positivi, però comunque nel senso non sono pronti a scendere a compromessi, come si legge qui. L'atteggiamento di Pascal, intanto, dice Twitch, mi ricordo il telegramma di risposta Stanley Miale, vai, esatto, scala. Esattamente. Sì, whatever it takes, più che altro posso dire che, come al solito, nel senso, certe notizie ci aiutano un po' a capire come funzionano certe cose effettivamente nel mondo di Hollywood, come è anche vero che ci sono alcune cose che magari le persone non sono pronte a reggere. Vi faccio un esempio pratico. C'è un amico che fa la comparsa sui set, lo conoscete probabilmente, che mi dice che lui, in quanto comparsa... Eccolo qua. Non è vero! In quanto comparsa, a volte è, diciamo, costretto, ma nel senso è previsto che sia così, dalla scena, quindi freddo, gelo, sotto la pioggia per ore. C'è qualcuno che potrebbe dire, mi hanno trattato malissimo, ho dovuto ritmi disumani, però nel senso, lì è previsto che sia così. Cioè, se fai la comparsa, giri un film di guerra sotto la pioggia, devi stare per ore e ore al freddo e al gelo, c'è poco da fare, capito? Diciamo che in quel caso, cioè, la differenza è lavorare in maniera disumana e il dover sottostare purtroppo condizioni che sai che sono previste. Cioè, come, ripeto, fai il muratore, lo sai che devi stare a lavorare sotto il sole, purtroppo. Certo, date dei muratori dei ritmi umani a cui lavorare, non è che devo lavorare 12 ore al giorno, anzi, visto che fai più fatica, visto che è una condizione di lavoro molto faticosa, magari compensare con paga, con ritmi lavorativi diversi. Quello, come dice Mirko, un conto è appunto non reggere quei ritmi lavorativi o dire, guarda, visto che nessuno mi costringe, preferisco non fare questo tipo di lavoro, di ruolo, ma farne altri. Lord e Miller, come tu, cioè non sono, ripeto, non so due, si piace sciacalli, non so due sciacalli, sono esattamente come funziona tutto Hollywood, così come Kevin Feige, così come tutti i grandi nomi grossi, più stanno in alto, meno purtroppo hanno considerazione di chi sta in basso. È inutile che ci raccontiamo la favoletta del no, noi diamo tanto valore all'usciere che sta tutto il giorno a aprirci la porta. Non è vero. L'altro aspetto a considerare è anche questo, cioè che una delle lamentele principali legate all'articolo che è uscito sui centri animatori che hanno abbandonato è il fatto che arrivavano continue e continue revisioni sul film. Però lì, nel senso, capisco che sia frustrante, no? Cioè quando il cliente sta lì a dire no, lo voglio in un altro modo, non rifallo, esatto. Assolutamente, però nel senso, se la paga, cioè... se non hai troppe ore lavorative, bla bla, nel senso,
capisco che possa essere frustrante, però il processo creativo purtroppo è questo. Ma infatti sono cose che dovrebbero essere decise già in fase di contratto. Nel senso, se io ti dico, guarda, a me serve il lavoro in 2 settimane, me lo fai in 2 settimane, però, e ti pago 10, però, guarda, visto che sono una persona molto, che può chiederti, che ha bisogno di chiederti modifiche all'ultimo momento, alle 3 di notte, per ogni modifica in più ti aggiungo 20. Ok, tu sei libero di accettare, così come sei libero di dire no, guarda, puoi aggiungermi anche 100, che io alle 3 di notte non lavoro, e chiudi. Cioè, non è il ritmo lavorativo, è il contratto il problema. Sono tutte cose che, se sono previste dal contratto, che se tu accetti, è un conto. Un conto ti trovi di punto in bianco a dire, regà, guarda che devi staccare fino a 00:30, all'1, alle 2, ma io in teoria devo staccare alle 7. Stacca alle 7, domani non hai più il lavoro. Quello è un altro paio di maniche, e come dicevamo prima, succede, perché trovi sempre gente che è disposta ad accettare. È brutto, è molto brutto, perché ti senti anche un po' pugnalato alle spalle, nel senso, questa è un'occasione grossa, ma fidatevi che succede anche nei ruoli più piccoli e nei lavori su commissione più infimi. Cioè, io ho perso il conto delle volte in cui, a fatica, perché non sono capace di dire di no, a fatica ho detto di no a dei lavori ridicoli, sottopagati, imbarazzanti, in cui mi si chiedevano cose che io come non avrei mai fatto, tipo copia questo artista, e dopo 2 secondi qualcun altro ha accettato. Quindi purtroppo è una catena sbagliata sotto molti punti di vista. Devono risponderne tutti: chi ci lavora, chi fa i contratti, chi non rispetta i contratti, chi fa contratti da fame, chi non fa contratti. Guardate il mondo del lavoro in Italia da quanto riguarda i contratti, e già. Questo è un sistema che esiste in quasi tutti gli ambiti. Bra, no, esatto. Ho mollato proprio per questo motivo. Quello che ho appena detto, ma esatto. Effettivamente è tutti gli ambiti che così, in sostanza. Però, nel senso, l'invito è a quando si leggono certi report su se ne vanno 100 animatori, se ne vanno gli effetti visivi, gli artisti effetti visivi si lamentano, situazioni degradanti. È un indicatore, ok? Che qualcosa non va. Che qualcosa non va, però al contempo non è esattamente ovunque così, e non è detto che rappresenti la situazione di tutti, e soprattutto non è detto che sia obiettivamente così, ok? Mm. Nel senso che per lo stesso film Marvel, per cui alcuni artisti effetti si sono lamentati, c'è una persona che conosco molto bene che in realtà mi ha detto, guarda, ritmi di lavoro tosti, però... gli straordinari me li pagavano, mi stava bene, ho retto fino alla fine senza problemi. Sapevo che sarei dovuto rimanere in ufficio anche fino alle 8, 9, 10. L'ho fatto con consapevolezza, mi hanno pagato di più, è stata dura, però ce l'ho fatta, cioè, capito? È quello il discorso. Non guardiamo tutto in bianco e nero. Esatto, ma infatti, ripeto, il mio discorso lo spostavo anche qua, tagli i contatti di lavoro in Italia, come dice la gente della ristorazione. Io ho un'amica che ha questo letto letteralmente, contatto a chiamata, guarda, se non vieni domani non disturbarti a venire più. Cioè, quello è un ricatto, quello è il non rispettare il tipo di contratto che ti ho proposto, quello è sfruttamento. Un conto è dire, io firmo perché vedo che una paga corrisponde a quello che mi aspetto da un certo tipo di lavoro, e allora ok, ti pago lo straordinario, accetti, non accetti, non accetti, non è che ti licenzio. Cioè, è proprio il mondo magnifico dei contratti lavoratori che non vengono rispettati, semplicemente, secondo me. Adesso che parla un po' della sua situazione, però... Vabbè, Twitch Tom aggiunge, devo lavorare su un film inglese a Lucca che attualmente è fermo per problemi produttivi, ma inizialmente era stato rimandato perché una certa star afroamericana aveva aderito allo sciopero degli sceneggiatori. E figurati, ma ci dicono tutti che è tutto fermo, anche in Italia è tutto fermo per lavorazioni che arrivano dall'estero, cioè il mercato è totalmente fermo, sia per chi ci lavora a livelli alti che ci lavora a livelli bassi, e se continua così... Come diceva l'altro giorno, ne parlavo l'altro giorno, si sciopero anche gli attori, non è che si ferma solo la pre-produzione o la produzione, si ferma anche la post-produzione, perché se io sciopero non vengo a promuoverti il film. Fine. Quindi la pre-produzione è ferma con gli sceneggiatori, la produzione con gli attori si ferma da 2 secondi, e se si ferma la produzione si ferma anche la post-produzione. Quindi vorrei vedere, cioè, come pensano di andare avanti e quanto pensano di andare avanti, sinceramente. Twitch Tom, via in un paese in cui ancora chi fa fumetto viene considerato uno che fa guazzetti, per citare il Zero Valcare. Ma non lo so, dice che fa video su internet, mi chiedo quanto troverà un lavoro. Sì, ho avuto dice un che caso, è in diretta. Un caso recente, però non ve lo racconto, però ho detto che lavoro faccio a una persona e è rimasta proprio senza parole perché non capiva che tipo di lavoro facessi, ma vabbè. Tipo Can? Tipo Can. Sì, tipo Can. Tutti gli anni ve la consiglio pure io, ok, siamo a 3.
Ma quindi nuovi volti di Superman e Lois siete voi, potevate dircelo prima. Cioè, guarda sì. Che ciuffo da Clark Kent, la Clark. Cioè, proprio... Quando hai i capelli da Lois. Sì, perché Lois ha i capelli, non so se sapevate, ma Lois ha dei capelli, in teoria lunghi, impressionante. Dai, visto che ce l'avete lanciata, servita su un piatto d'argento, leggiamoci un po' la notizia arrivata ieri sera, mentre vediamo The Flash... Quindi pausa dissing. Pausa dissing, okay. Sì, dai, basta. Allora, hanno scelto pausa. Finalmente i volti di Superman Legacy, i volti protagonisti di Superman Legacy, e è arrivato questo articolo, cioè la notizia a poche ore dall'articolo l'avevo scritto io ieri, sul fatto che sabato scorso si erano tenuti i provini alla presenza di tre coppie di attori, tra cui anche appunto loro due. Giustamente, chimica. Addirittura i tre Superman avevano fatto un provino prima nei panni di Clark Kent, con le tre attrici per cui erano stati messi in coppia, ah. E nelle vesti di Superman questi tre stessi attori avevano fatto però un provino, uno screen test solamente con Emma Mackey. Quindi uno diceva, cavolo, allora lei hanno scelto Emma e gli altri si vedono dopo. Però nel senso le fonti poi dei giornali che riportavano la notizia dicevano, guardate, non vuol dire niente che ci sia stata Emma Mackey lì. Vorrei capire perché sia stata... Forse per Emma voleva dire qualcosa e ci è rimasta male. Poverina. E alla fine hanno preso colui su cui si puntava di più, ovvero David Consuet, e Rachel Brosnan, la che star che mi dice di... non essere parente di Pierce Brosnan. No, ma perché non è questo è Brosnan. Lo so, però quando l'hai letto Brosnan. È... tua zia, Brosnan. Mia madre. Tua madre, ok. Lei e la star di La Signora Maisel, che non abbiamo... Qualcuno l'ha visto? Tutti l'hanno visto, solo noi non l'abbiamo visto, Mirko, E la decisione è stata presa dopo settimane di provini, poi ci sono stati questi screen test la settimana scorsa, James Gunn ha montato questi screen test che speriamo che un giorno si possano vedere, e l'ha mostrato anche ai piani alti della Warner, tra cui anche David Zaslav, l'amministratore delegato. Ah beh, ma no, se Zaslav allora sì. Cosa ne pensi dell'idea di fare un film di Superman, David? No. Non lo facciamo da... Ma 10 anni. 11 anni. ci sta. Dissing! Boom! Qualcuno ha fatto del dissing. Ok, ci sentiamo meno soli. Ah, ok, perfetto. Le riprese dovrebbero partire a questo punto entro la fine 2023 o inizio 2024 per un'uscita prevista per l'11 luglio 2025. Ma no. Che succede? A 2 anni. Vabbè, Angie, cioè, deve ancora finire la pre. Cioè. La pre-produzione. E allora, quindi adesso. Il mio ambiente, diciamo, la pre. La pre. E adesso cosa succede? Succede che James Gunn sceglierà Lex Luthor. Nell'articolo di cui parlavo prima, pubblicato ieri, si diceva che non era chiaro se Nicholas Holt, preso in considerazione per il ruolo di Clark. Perché hai detto guardandomi come se io conoscessi Nicholas? Perché aveva fatto il film che ti piaceva, Boy. Sì, ma Nicholas Holt lo adora a prescindere. Ok. Ho iniziato con About a Allora, Boy. Visto che lui era Lizza per Superman, si diceva all'inizio che fosse anche Lizza per il ruolo di Lex Luthor, ok? Però non era chiaro... Ah, tipo Hiddleston che ha fatto Thor e Loki. Sì, esatto. Okay. Non è chiaro se sia ancora in gara per... per l'altro ruolo, però nell'articolo si diceva che fra i vari attori potenzialmente in lizza ci fossero anche i fratelli Skarsgård, Bill e Alexander, quindi mo vediamo un po' come andrà la scelta dell'ex Luthor. Oltre a questo chiudiamo l'argomento dicendo che ci saranno anche i componenti di Authority, questo gruppo di... Autoritario. Tipo parla all'esame di cose che non sai, l'Authority... È un gruppo autoritario di personaggi che imponeva la sua autorità attraverso diciamo le loro abilità, ma soprattutto. Ma chi sei? Diciamo... Tu sai allora di cosa stai parlando? Perché? Così non è l'esame che sai, non sai, così l'esame ma che sai. L'esame che non sai è Authority, è un gruppo di persone autoritarie che con la loro autorità la imponevano su gruppi non autoritari. Brava Angie. C'è quel riso, c'è il trend su TikTok. Questo fango è fango. Questo... questa macchia d'acqua è una macchia d'acqua. Nicolas Cage non so se è ancora inizia per quel ruolo, però beh. Tenendo conto che la volontà era quella di resettare tutto l'universo, io avrei preferito Nicolas Holt. Questo sembra veramente il caso. No, allora capisco perché lo dici, ma è troppo bellino.
Però sì, diciamo che anch'io non apprezzo il voler cercare... Allora, a parte che c'è la faccia da Superman. Cioè, i Superman hanno quella faccia. Spoiler, non è quella di Nicolas Cage. Nicolas Cage ha la faccia meno da Superman. Infatti, no. Sulla faccia della Terra. Io mi domando chi abbia mai... Cioè, capisci? Cioè, anni fa, quando... Chi è che ha pensato un'opzione su un milione potrebbe essere Nicolas Cage? Ma no, in nessun multiverso fisica di faccia Superman può avere la faccia di Nicolas Cage, capite? È proprio... Sì, solo un multiverso, un universo in cui è andato tutto storto e hanno scelto Nicolas no, Cage. No, solo un universo in cui è rimasto solo lui sulla faccia della Terra, perché sennò, cioè, non si capisce. La faccia da Superman non è quella di Nicolas Cage. Comunque, sì, avrei capito anche io qualcuno che si distaccasse di più dall'immaginario Henry Cavill, perché lui è molto molto simile a Henry Cavill, in senso positivo, c'è un bellissimo ragazzo, tutto quello che vuoi, però anch'io avrei preferito più un distacco totale, invece che cercare una versione più giovane di Henry Cavill. Sì, cioè, nel senso è chiaro che... Sembra un bravo cosplay di Henry Cavill, della faccia. Non l'attore, cioè sto parlando solo della somiglianza fisica, per carità, anzi... Sì, nel senso, ora vediamo un po', nel senso, c'è James Gunn che ha detto che è rimasto molto stupito dagli attori che avevano fatto questi provini e è rimasto poi, a quanto pare, particolarmente colpito da loro due e anche dalla loro chimica, perché il motivo per cui poi si fanno gli screen test insieme è per vedere se c'è chimica fra i due attori. No, non l'hanno fatto per Amber Jason. un anno fa, bei ricordi, accadde oggi, in tribunale si diceva che Amber non c'aveva chimica con Jason Momoa, ma l'ha presa lo stesso. Vabbè, comunque... che bello, restando calma. Magari in tema di serie, visto che il nostro bello ci ha parlato della volontà di resettare tutto l'universo, diciamo anche che, ecco, abbiamo visto The Flash e, è una cosa spoiler quella che diremo, non spoiler per chi non l'ha ancora visto. Dice, possiamo spoilerare? Ah, sono passati due settimane. Due settimane? Sì, perché è uscito il giorno che siamo partiti per le vacanze, quindi due settimane esatte, domani. Non siamo partiti due settimane. Domani. Aspetta, sì, è uscito il 15? Domani sono due settimane. Ok, sì. Quindi, non so, che siamo dite, ragazzi? Che dite, ragazzi? Ragazzi, sì, vabbè, lo so, gente, stavamo scherzando, dai, su, che pensi che non sappiamo cosa sia Authority? Semplicemente adesso non l'abbiamo letta tutto qua. Ma dai, cioè, ovvio che sappiamo cosa è Authority. Comunque. Allora, cosa vogliamo dire di Flash? Allora, diteci se vogliamo spoilerare o non spoilerare, perché noi ci adeguiamo a quello che dite. Intanto non spoileriamo. Mirko, cosa ne pensi di The Flash? Ti è piaciuto? Allora, devo dire che l'ho trovato un film molto godibile, nel senso che mi sono divertito, mi ha intrattenuto, non l'ho trovato, trovato con un ottimo ritmo. Non come Ant-Man and Quantumania, stai dicendo? Ecco. No, nel senso ha detto che è meglio di Ant-Man and Quantumania, io sono d'accordo con lui, sì, è meglio. Sono d'accordissimo. Però è un film veramente, veramente problematico, esatto. Nel senso che... godibile, divertente, ma problematico allo stesso tempo. E vabbè, alla fine, su questo sono molto d'accordo con Bernie, nel senso che i film non devono essere necessariamente orrori o capolavori. Esatto, okay? Quindi The Flash riconosco che aveva un enorme potenziale e soprattutto lo ritengo anche un enorme spreco. Nel senso che se ci pensiamo è un film con la Justice League, mancava solo Cavill. Cavill addirittura aveva girato un cameo per il film. Io voglio abbracciarlo Cavill per sti motivi qua. Però la per cosa altri. Allucinante è che parliamo di un film sulla Justice League con la Justice League, certo tutto attorno al personaggio di The Flash, abbiamo addirittura i doppioni, abbiamo il Batman di Ben Affleck e quello di Michael Keaton, ed è assurdo che un film con la Justice di League queste proporzioni passi così tanto in sordina. Cioè, questo è veramente un po' lo specchio di tutta la mala gestione Warner dell'universo DC. Lo so che ora non fermarti all'universo DC, anche altri universi. Sì, bellissima anche la colonna. Guarda, sonora. La prima cosa che ho detto dopo neanche 10 minuti di film è stato: cazzo, che spettacolo sta colonna sonora! Quindi promossissima, ma veramente, veramente bella. Così come sono veramente spettacolari gli effetti visivi. Che sfotti, Angie. No, allora, io la penso esattamente come Mirko, assolutamente, ma penso che al tempo stesso, lo dirò in modo molto gentile, gli effetti visivi di The Flash siano da denuncia. Cioè io penso che la gente dovrebbe farsi rimborsare il biglietto per aver visto quegli effetti visivi. La sequenza iniziale, che doveva essere una cosa molto comica, se l'avete vista, non vogliamo spoilerare, è un po' comica, un po' tutto quello che volete, è... di un cringe da film horror di terza categoria assurdo per quanto riguarda gli effetti visivi.
Cioè, non so, non vedevo una roba così brutta dall'abbraccio di Thorin col cugino nell'Hobbit, che era tipo... Dane, esatto, Dane, Piediferro. Cioè, cose non fatte male, arronzate. Ah, Ant-Man era di fatti un po' brutti, poi stanno della Marvel. Ah, no, She-Hulk sembra una cosa... No, non così, proprio inguardabili. Cioè, una roba brutta. E se posso provare a far finta di giustificare, ma non lo sto giustificando, il design di lui, che dei personaggi, tutto quanto, sai, torretto nel tempo, se posso provare a far finta di credere alle parole di Muschietti, ma non ci credo, sul fatto che erano voluti quelli, quella non è la cosa peggiore. La cosa peggiore è sugli effetti visivi nel mondo reale. Cioè, la prima volta che vediamo Kara combattere è una roba che non vedevo dai videogiochi per la PS3. È inguardabile. E questo non mi ha fatto godere il film, nel senso che alcune parti sono veramente divertenti, carine, non è... Cioè, rispetto ad Ant-Man, almeno qua c'è una trama che vuoi seguire, a cui ti interessi, personaggi simpatici. Quindi tu, ripeto, ti affezioni e sei abbastanza preso. Poi basta mezza inquadratura che ti spaventi ed esci dal fatto che stai vedendo un film e dici: ma che è quella roba? E purtroppo mi ha impedito tantissimo di godermi il film. Non è una cosa marginale, non è un difetto marginale che ti fa dire però potevano essere fatti meglio. A me ha impedito totalmente. Cioè, una ragazza si è girata a un certo punto, eravamo nel cinema di paese, eravamo in 9, perché io ho tipo cacciato un urlo, sono scoppiata a ridere in una delle scene iniziali, senza spiegare quella con i bambini, ma non so perché ho fatto così, ma tipo si è girata, ma perché, vi giuro che non riuscivo a credere a quello che stavo vedendo. Quindi, ripeto, io ho preferito questo film a roba come Ant-Man Quantumania. L'ho trovato molto carino, totalmente fuori dal tempo, perché un discorso del genere non puoi farlo dopo tutti questi anni di film giusti o sbagliati sul multiverso, però un film che, rispetto soprattutto a come eravamo andati a vedere alcuni finisi, è anche molto godibile, come diceva Mirko. Però non puoi farlo così, cioè non puoi realizzarlo altro, così male. Che hanno speso tanti soldi per questo film. Esatto. Però, come al solito, succede che questi soldi di fatto poi non si vedono. Non si vedono per niente. Cioè, nel senso, hanno fatto ad esempio gli sboroni, proprio gli sboroni con la tecnologia impiegata per far vedere due Barry nella stessa scena, ma preferivo i film con chi era? La rossa, Lindsay Lohan con le gemelle. Cioè, sì, preferivo la sovrapposizione di inquadrature, come si è sempre fatto. Invece no, qua hanno dovuto fare gli sboroni, nuova tecnologia, sì, abbiamo girato le sequenze, è incredibile. Poi di fatto in ogni singola scena si vede qual è il vero Barry e qual è quello aggiunto in digitale. Sì, in molte, capito, scene vedi proprio la faccia incollata. Vedi la faccia incollata. Quindi non dico, in tutte, ma nella maggior parte. Scusa, vorrei capire qual è questa tecnologia così rivoluzionaria, se di fatto mi rendo conto di qual è il Barry falso. Preferivo la sovrapposizione che almeno... è l'effetto più vecchio del mondo, è più realistico, perché nel senso, se vuoi fare un po' di più le inquadrature un po' più dinamiche, ci sta che poi utilizzi gli effetti visivi, però se nelle scene anche più statiche mi incolli la faccia di Miller su volto della controfigura, non ha poi troppo senso se i risultati sono quelli, ok? No. E anche qui, nel senso, si è parlato tanto di, nel senso, costume digitale di Lanterna Verde, qua il costume di Miller è digitale, in alcuni momenti è molto figo, ok? C'è il fotorealismo molto elevato, in altri invece sembra quasi girato 3 mesi prima, capito? Nel senso, si vede che è veramente plasticoso e poco fisico. Ripeto, okay? E me l'aspetto da certe scene, la VFX fatti male, ma non da Kara che combatte, cioè lì proprio... No, ma è posto che c'erano un sacco di commenti prima che non abbiamo letto. E... Su. Con il peggior costume di Batman mai visto. Grazie, guarda, ti giuro, la prima volta quando c'è la scena del Lazzo, la verità, non me la spoilerare, inquadrano il Batman di Ben Posso Affleck. Posso fare una parentesi sul Lazzo della verità? Oddio, sì. Abbiamo avuto la stessa identica scena in Justice League di Joss Whedon. Perché rifarla? No, non ho capito. Cioè, sì, ma poi l'umorismo triste, perché ha dovuto per forza fare battutine sull'ego e sulla sessualità. Che ridere! Però come espediente, ok? È una cosa che abbiamo visto nel film prima, che in realtà è quello canonico per la Warner, quindi perché rifare la stessa cosa? Esatto, anche perché poi c'è una scena molto diversa, che c'è la faccia di Diana, che per dall'inizio alla fine è questa.
No, nota fan per niente, però fa niente. Quella scena lì, io ti giuro, quando Batman parla con Diana, detta Diana, ho chiesto a Mirko, non ho capito, ha preso un pugno, gli ha rotto il naso. Te lo giuro, era un mito di costume pessimo e inquadratura. Sembrava che avesse il naso spostato. Allora, era una roba lo fissavo, dicevo, no, aspetta. C'è un motivo se alcuni costumi funzionano di notte e se, nel senso, sì, però questo, sono illuminati con la fotografia giusta. Perché a volte, se la fotografia non è giusta, esatto, le luci non sono giuste, sembra una cosa aberrante. A livello proprio visivo, era veramente brutto. Cioè, sì, ok che magari, non so, è preso da però di fatto era proprio, come dice gente, un bat pigiamone. Niente, non ci siamo proprio. Esatto, era un bat pigiamone. Sì, batte una luce del giorno, però... Quello di Keaton funzionava un po' meglio. Più figo Keaton nella alla luce del giorno, esatto. No, ma anche alla luce del giorno è più figo, sì, Keaton, sinceramente. The Flash ha delle vibe alla Winter Soldier, ma siccome di sì, ha le vibe alla Nolan. Che sì, poi no, non ha le vibe alla Nolan, anzi ha una vibe alla Age of Ultron impressionante, però fa niente. La parte dei mondi con gli altri super è vergognosa, la parte di altri mondi, nel senso, è dichiaratamente... Sì, quello che dice De Bello Gallico dopo. Visivamente fatta così, che sembra quasi una, non so, una decisione a posteriori per dire, visto che non riusciamo a farlo come si deve, facciamolo un po' finto. Imbruttiamolo ancora di più così, facciamo vedere che è finto, ma perché deve sembrare finto. C'è il momento finale dove, cioè, nel senso, c'è il rischio... Vabbè, non speriamo, però c'è un momento in cui si vedono tutte queste figure, ok? Non diciamo quali. Realizzate molto male visivamente, cioè, c'è anche tipo Wonder Woman. Che sono realizzate come se fossero di fake. A me sembrava tipo la minaccia delle intelligenze artificiali. Esatto, terra, della serie. Cosa guardate, dovete... ecco il futuro che ti attende. Allora, se... Io non sono contro lei, però se lo fai fare lei sta cosa, guarda che te esce così, te lo dicono. Così ti caghi sotto e dici, no, Dio santo, no, facciamolo fare a qualcuno di competente. Il cosiddetto effetto perturbante. E effetto parte... perturbante, sì, si chiama così. L'Uncanny Valley, no? Ah, ok, scusa. Io lo chiamo così. Scusami, hai ragione. Ah, adesso apriamo la parentesi inglesismi, perché qualcuno, Vess, ha chiesto se c'era un buco di dramma. Non c'è dovuto spiegare niente, Vess. Vai giù. Ok, PS2, esatto, Gallico, esatto. Ecco, guarda, grazie. Io l'ho visto con lo stesso gusto marmoso che siamo assistendo in cinema. Quando la parte iniziale, tutta la parte iniziale è esattamente... questo. È esattamente questo. Ma guarda e fai, no, vabbè, no. Cioè, ma dici che gli stacca la gamba? È proprio così, esattamente quello. L'hai definito perfettamente. Il resto, l'inizio è esattamente quello. E mi dispiace. Il problema finale è moltissimo con la roba di Zod che è stata messa totalmente a caso, alcune scene sembrano talmente cucite a caso, sì. A un certo punto c'è una rivelazione che è molto repentina e finisce tutto in 2 secondi. Sì, e non anche ha conseguenze sul futuro. Anche la presenza di Zod, ho iniziato a capire le dichiarazioni di Michael Shannon che diceva che non trovava sostanza in ci credo. L'ha detto proprio, so, che preferiva un po' Snyder, ma ci sta, almeno Snyder c'era tutto un po' più di spessore dato a lui anche a Faora. Cioè qua ritornano i personaggi e neanche... Non l'avevi riconosciuta? No! Veramente? Lo giuro. Che poi si sapeva in giro. Cioè, sì, mamma mia, scusami se in mezzo a quel marasma visivo di CGI non ho capito più niente. Probabilmente c'è scritto pure un articolo, ma non c'è badato. Però... Sì, lo so, ma ti giuro, quando ho visto il film mi sono pure chiesto, ma non c'era una compagnia? Ma no! Ecco, vedi? Grazie. Mi chiedo che fine avesse fatto, ora lo so. Ecco. Per rispondere alla domanda di Vess, quindi sì, Zod è un po' sprecatino secondo me, cioè nel senso comparire la promozione come se chissà cosa succede, poi di fatto anche cara comparire la promozione sì, cioè nel senso, vabbè, ma secondo me, infatti, altra parentesi, promozione secondo me è completamente sbagliata. Sì. Avrei preferito molto più focus sui The Barry, cioè che sono le scene che funzionano meglio, infatti, fra loro due. Andando avanti nel film, visto che i trailer sembravano farti capire che era un film su Batman anche con Flash, vedi fine fancy, ma scusa, ma quindi Batman c'è o non c'è? Non ho capito. Perché giustamente il focus sono i Barry. E quindi, però Batman arriva molto più in là. Giustamente la promozione non ha detto questo, la promozione te l'ha venduto come un Batman e Barry vanno a spaccare i culi, quindi
pessima promozione, veramente. Sì. E non volevo dire un commento. Sì, volevo fare il commento di Bess su Buchi Trama, per spiegare qualcosa. Assolutamente no, ma era tutto molto chiaro, molto semplice. Molto banale, ma in senso buono. Non abbiamo bisogno di fare chissà cosa per una trama decente. Ma, ragazzi, gli inglesismi. Ogni due secondi. Io non voglio essere cattiva con gli inglesismi, perché so che vanno usati quando sono parte del linguaggio comune, quando sono parte del linguaggio che anche i nostri genitori hanno assorbito. Ma veramente, timeline, linea temporale, era troppo difficile. A un certo punto dice 3 o 4 parole in inglese di fila e lì ho detto, aspetta un attimo, pausa. Cioè, no, raga, veramente. Datemi i sottotitoli. No, sul serio. Cioè, che ci vuole a tradurre dei termini che non sono parte del linguaggio? Non sto dicendo Justice League, la Lega della Giustizia, non ti sto dicendo quello. Ma timeline, linea temporale, non è difficile. I termini che puoi tradurre, perché fanno parte del nostro linguaggio, traducili. Era una roba, un misto di inglesismi. Sembra quando vuoi spiegare che lavoro fai, allora ti inventi i termini, ok? Stessa cosa, quindi, non lo so. Gli Animaniacs, grazie, sì, esatto, gente. La scena finale di Essere Germani funzionava 1000 volte meglio, a parte, cioè, veramente, allora, senza offesa, ma la scena finale è veramente brutta. No, veramente brutta. Si vede che è stata girata 6 mesi fa, perché c'ha degli sfondi aberranti. C'è un taglio di una parrucca di Ezra Miller, cioè, scena. Ed è anche, non credo, non ho capito veramente il senso, poi magari ne riparliamo, però non credo il senso di quella scena, cioè, un senso l'ho capito, ma... Ah, certo. È difficile parlarne senza spoilerare. Esatto, troppo. Diciamo che senza spoilerare, il film parte con un intento, a detta di James Gunn e di quel team della DC, ossia resettare tutto per poter costruire di nuovo. Il film, a detta di Barry, va in un'altra direzione, perché ti dice, devo letteralmente disfare quello che ho fatto, quindi non tornare, non resettare, ma tornare all'inizio del film, quindi come detto. Il finale non fa nessuna delle due cose, quindi secondo me, allora, è veramente capito, un casino. Ho capito l'easter egg che vogliono inserire. Sì, ma l'easter egg non può essere la parte di trama. Però secondo me è più una cosa fine a se stessa che una soluzione narrativa, perché insomma finisce anche per confondere ancora di più il pubblico, certo, generalista, perché certo pensa, oh, allora ora ci sarà questo come tizio. Come tizio. E quindi dici, no, secondo me non ci siamo capiti. Per me lo intendiamo semplicemente dire, guardate, ecco un'altra strizzatina d'occhio a tutte le possibilità del multiverso. Però di fatto, cioè, avrei preferito sinceramente un finale in sospeso con quello che era stato girato. Infatti questa cosa in anteprima hanno mostrato un piano modificato. Sì, e c'è anche nei trailer. La questione è che hanno girato in sostanza 3 finali, ve ne abbiamo parlato. E, esatto. Le prime scene dal set, le primissime scene dal set con Supergirl e Michael Keaton erano loro al di fuori del tribunale, sto parlando di un finale alternativo, quindi posso spoilerare, che si riunivano a Barry e lasciavano intendere che poi sarebbero tornati al film successivo, quindi ecco la nuova squadra, bla bla. Erano le prime scene girate con Michael Keaton nei panni di Bruce Wayne e Sasha Kelly nei panni di Supergirl. E la cosa che ho trovato un po' assurda è che in uno degli ultimi spot di Flash c'è addirittura una sequenza con Supergirl che dice a Barry, sei pronto? Dal finale alternativo. Questa sequenza in cui dice a Barry proprio queste parole, sei pronto? Che ecco, era proprio un finale a tutti gli effetti. I giornalisti dietro. È stata inserita in uno spot e di fatto non è nel film. Spoiler, non c'è nel film. È il finale alternativo, quindi alla via è così. Perfetto, cioè insomma bene ma non benissimo proprio, ma per niente bene. Sì, lo so, la psico, però siamo precisi e noi a 2 settimane, allora lo spoiler per noi scade dopo 2 settimane, ma dopo anche le indicazioni della Marvel, quindi diciamo facciamo 2 settimane complete e poi spoileriamo a manetta, quindi è soltanto una questione di correttezza totale, però lo so che sono spoilerato ovunque. Sembra tipo gli dico che fa lo stesso lavoro di Mirko. Esatto. È un Batman molto poco caratterizzato, agente, secondo me, nel senso che quello di Keaton, scusa, il commento sopra di gente? Sopra? Non so che ti eri perso i tuoi meandri. No, qual è, scusa? L'hai appena cliccato, sotto. Ah, eccolo. Bravo. Nel senso, anche perché non è solo il Batman di Keaton, non è solo un Batman ritirato, è un Batman che visivamente sembra proprio
in fase depressa, lasciato andare. Quindi mi aspettavo anch'io che gli dessero un po' più di spessore. Cioè il fatto che, oppure il fatto che sia semplicemente ritirato, pesi così tanto su di lui, non è una cosa che si vede. E diciamo che questo film, come molti film ultimamente Marvel, come molte serie TV, è il trionfo del Odimo. E io sta cosa non la sopporto più. Ah, se, per molti film, non tutti, ripeto, sembra abbiano perso la capacità del narrare per immagini e debbano spiegare tutto con gli spiegoni o con «Oh, guarda, sono Batman, sono triste perché mi sono ritirato». No, non dirmelo, fammelo vedere, fammelo capire. E non c'è molto di questo. Ti giuro, quando c'è Batman che inizia a dire tutte le... con l'azzo della verità, no? Questa è una cosa che addirittura aveva già spoilerato Ben Affleck, quindi la sto dicendo. E c'è Diana che dice, subito dopo che lui inizia a dire la verità su certe cose, dice il lazzo della verità. Madonna, che fastidio. A parte che lei imbarazzante, perché è imbarazzante, però questa era, si sapeva già, però la scena è proprio di un... non lo so, se mai vedere una puntata dei Pokémon degli anni 90 in cui ti devono spiegare quello è un attacco idropompa. Vabbè. Cioè, hai capito? La stessa cosa. Tipo l'Hobbit 3. Esatto. I mangiaterra. Eccoli, sono arrivati. È di una povertà narrativa impressionante. Dove sta andando Bilbo? Oh, Thorin sta andando sul monte. Guarda, lo vedo, sta andando, è là in cima e corre, corre, va. Esattamente così. Vabbè, però mi sa che di Flash continueremo a parlare perché c'è non sono come di sospeso, no? Credo di no. Vabbè, leggiamo questa menzione d'onore alle chiappe. Ma menzione d'onore anche a Ezra che corre. Ho riso un sacco. No, l'ha fatto morire. Veramente, tra l'altro lui è veniva sempre preso in giro per come correva nei panni di Flash. Qua ci ha dato proprio una corsa nei panni di Flash. Bellissimo. Però è caratteristica. Ah, super, a proposito, anche qua senza spoilerare, Supergirl secondo me è la cosa visivamente più figa, a parte quando combatte che sembra una cosa CG. Lei è la cosa più azzeccata del film. Chi ha visto il film capisce perché questa cosa faccia incazzare. Nel senso. Non so. Vabbè. Però, parleremo di Flash prossima volta ancora, perché ci sarà molto da dire, poi senza spoiler sarà ancora più facile. Molto più divertente. Diciamo una cosina al volo su Secret Invasion, prima puntata, Angie, perché oggi è arrivata la seconda, e... però proprio al volo. Anche lì mi sa che non so se possiamo spoilerare. No, non spoileriamo. Diciamo una cosa al volo. Cosa? Che devo dire? Se non ne vuoi parlare, ne parliamo. Ma perché dovrei volerne parlare? Raffica, a voi che ci ascoltate, vi è piaciuto se che ti piace uno per uno? Perché vuoi che diventi cattiva in diretta? Dopo ci fanno i meme, dicono ah, avete visto, quelli di Bethesda sono degli hater. No, non è vero, anzi, poi noi vedremo come si evolverà e vedremo un po' Ma guarda, per l'atteggiamento che hanno avuto nei confronti degli artisti sulla faccenda dell'IA, per me io potevo anche non vederla del tutto la serie. Nel senso che è la cosa più bella del mondo. Io mi aspettavo, non vedo l'ora di vedere una serie con Samuel Jackson, Olivia Colman è, non lo so, tutto quello che c'è di bello nel mondo delle attori e delle attrici, quindi non vedevo l'ora, anche per le vibes della Winter Soldier, scherzo, e devo dire che con la cacata enorme che hanno fatto con le AI mi hanno proprio, non lo so, fatto passare ogni minima voglia, ma non solo, e qua finisco il discorso dissing, non è il fatto che abbiano usato le AI, può essere anche quello, ma è la totale non curanza, mancanza di rispetto e sciallezza con cui, sciallezza con cui hanno commentato il loro usare le AI per l'Secret Invasion. Ossia, mo mi pareva una cosa figa, l'ho vista usare da mio cugino su un telefono, ho detto, oh figata, come hai fatto? Guarda, c'è l'applicazione, schiacci qua, le fai. L'hanno commentata così. Senza rispetto per la tematica che in questo momento etica e legale c'è in America e in tutto il mondo riguardo le AI, perché è un casino per quanto riguarda i copyright, per quanto riguarda l'etica, però se ne sta parlando, è giusto che se ne parli, c'è una discussione in atto. Loro non si sono informati sulla cosa, se ne sono sbattuti sul fatto che è una tematica molto calda, molto sentita e su cui molti sono veramente incazzati e hanno detto sti cazzi. La usiamo non perché vogliamo, ma perché mi pareva proprio figo. Cioè, no, dai, regà, non puoi fare una cosa del genere senza sapere cosa stai facendo. Cioè, questa totale ignoranza di fondo mi ha fatto veramente cadere le palle. Si può dire cadere le palle? Io, come ingenuo, avevo detto, ah, originale questa sigla, molto astratta, quasi futurista, invece, vabbè. E pensa che molti animatori usano quel tipo di tecnica per
animare in stop motion robe che sembrano dipinte, che sembrano cioè si poteva fare. C'è un'app che Angel ha pure fatta, però non ti ricordi quell'illustrazione che animava, quell'app che animava i disegni? Sì, è quello che dico, l'applicazione del cazzo, sì, cioè sì. Voglio dire, è una roba, capisci però che non è, ripeto, non è tanto quello, quello è una cosa che ti fa male, ok? È una cosa che non condividi come scelta, se però la tua scelta è ponderata, posso non condividerla, ma mi spieghi perché l'hai fatto, se il tuo spiegare perché l'hai fatto è un boh, allora no, allora sei a prendere a sberle, cioè sì, non c'è una, senso, non c'è un... Nel senso che Selim ha proprio spiegato, cioè l'ha detto, ha ammesso di non capire realmente come funziona la tecnologia legata all'intelligenza, si vede, ma di essere rimasto affascinato dal modo in cui si riesce a creare l'atmosfera desiderata nella serie. Cioè, guarda i computer cosa fanno! Capito? La roba del genere, ma che cazzo stiamo parlando? Anche capire che a volte, nel senso... Persone che non sanno di cosa parlano, parlano? Sì. Gli hanno chiesto un parere, lui non se n'è neanche uscito troppo informato. No, gli hanno chiesto un parere. Gli ha chiesto un parere dopo che ha deciso di fare questa cosa. Ma invece c'è un commento sulla prima puntata? Senza infamia né lode proprio. Cioè, è esattamente un wannabe qualcosa, ma non lo sei. Un po'... Sì, nel senso che è molto facile poi dire, nel senso, vibe alla Winter Soldier. È esattamente quello che ho visto che qua. È un po' la punta di diamante dell'universo Marvel. Sì, però è proprio un voler imitare, è proprio brutto perché cerca di imitarlo. Qui veramente puoi dire vibe alla Winter Soldier, non perché ci sono, ma perché si vede che cercano di arrivare lì, ma non ci arrivano manco per niente, in nessun modo. Sì, ma più che altro poi vedo... Cioè, nel senso, ogni volta che si parla di serie, si vede che non è come il cinema. È una pigrizia. Cioè, sì. Nel senso che, sì, vibe alla Winter Soldier, la parte spionaggio, così, mistero, bla bla, però di fatto, cioè, una scena d'azione di un combattimento decente per ora non c'è. Chiaramente, ripeto, parlo della prima puntata, magari dopo ci saranno delle sequenze favolose, però scene d'azione, combattimenti, niente di che. Scene d'azione tipo quella finale, anche l'ho trovata anche un po' confusionale a livello registico. Ce n'è una solo che mi è piaciuta di sequenza, è che quando c'è la fuga iniziale, c'è questa sequenza del palazzo inquadrato con le luci che si accendono man mano che molto il personaggio figa. Sale. Quella mi è piaciuta molto come visivamente. Tutto il resto l'ho trovato semplicemente... Un po' piatto. Un po' piatto, sì, come molte purtroppo serie... E parlando del... colpo di scena finale, che non diremo. Colpo di scena finale, in realtà, è... Cioè... È anche lì rientra un po' nell'idea di... Pigrizia narrativa. Di pigrizia narrativa, spreco soprattutto. Vediamo un po' come andrà. Totalmente ingiustificato. A me è sembrata una puntata di Alias. Allora, la cosa che mi ha fatto più ridere è che... Allora, tutte le trasformazioni di Skrull, oppure addirittura c'è la navicella quando arriva Nick, cioè... che non è inquadrata, si sente solo, oppure ci sono gli stacchi su altre parti, quindi tipo non c'era budget, vabbè dai. Fuori camera. Solo che succede più volte questa cosa, e quindi dico, ma... Tipo senti lo Skrull che si trasforma, stacco, Skrull morto, e dici wow, mind blowing. Bella questa teoria. Scroll, ma non lo so. Guarda, hai appena detto una teoria che mi farebbe venire voglia di guardare il resto della stagione. Ok, però una cosa che abbiamo visto in un coming. No? Ah, ok. No, tu qua non dici... lo... no, tu. Noi non lo sappiamo, là dici che lui non lui lo sa. Lui non lo so. Bella sta cosa. Sì, potrebbe essere figa. Potrebbe essere molto figa. Vediamo. Così c'è anche quel bel dibattito etico su chi siamo veramente. In realtà siamo tutti delle intelligenze artificiali. La giustificazione meravigliosa di Skrull che dicono no, dobbiamo rimanere umani per immedesimarci. Sì, già. Ma anche sopra la gente c'è la giustificazione più da stronzi, sta quella di fare il confronto sulla sigla, sul fatto che volevo replicare l'ambiguità della sigla, l'ambiguità degli Skrull della serie. Ma poi certo, esatto. Sì, no? Infatti è esattamente Boris, cioè ce l'abbiamo il budget, vabbè, no, l'Odimo. Odimo, esatto, esatto. Però anch'io in realtà mi ha stato qualcosa in più. Olivia Colman mi piace un botto. Olivia Colman in 2 secondi ruba la scena a qualsiasi altro attore e attrice nella storia del cinema. Però sì, direi spreco per il colpo di scena finale. No, guarda, quello che... No. Secondo me meritava qualcosa di più. No, allora, già spreco a livello visivo per come quel personaggio è stato trattato negli ultimi anni, ossia la comparsa. Io non voglio fare l'attivista Twitter che a ogni scelta vuole vedere qualcosa dietro a livello sociale, ok?
scelgo l'attore nero, quello bianco, quello giallo, l'uomo, la donna. Non voglio vedere dietro ogni scelta una problematica sociale. Assolutamente no, non voglio far partire hashtag del cazzo. Però, ragazzi, rispetto al colpo di scena e al trattamento che quel personaggio ha ricevuto, si potrebbe aprire un bellissimo, interessantissimo discorso sul fatto che Madonna, servi solo a una cosa. Fine. Dico solo, dice Vess, che la scena iniziale, secondo puntata, sarà costata $107 milioni, qui mi fermo, e queste cose ci piacciono, infatti ne riparliamo poi settimana prossima, così vediamo. Spero si veda. Sì, 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 nel senso che stavamo commentando sulla prima puntata, quindi ora vediamo dove hanno speso il resto dei soldi. non sulla sigla, come puoi vedere. Cioè, non so, bene. Io penso che questa cosa sia abominevole. Guarda, fermati, guardalo. È abominevole. È di una bruttezza esagerata e non è neanche fatto bene, perché un qualsiasi artista te lo fa meglio. Io non riesco a vedere quel naso che mischia immagini, con immagini, cioè sembra un naso a bassa qualità. A meno DPI per... Ma cioè... sì, è presente quando... No, raga, no, no, no. È presente quando si sfottevano i risultati dell'IA dicendo, guardata, sei dita oppure tutto il volto storto. Qua sembra che sia ancora la fase iniziale. Me stanno vantando. No, ma è voluto. E questo qua è esattamente quando a un artista alle prime armi gli dici, scusa, guarda che però il bicipite così non va bene, guarda, prova ad aggiustarlo. No, ma... è il mio stile, cioè è voluto che il personaggio non abbia le ossa sotto la pelle, capito? I muscoli. È il mio stile, è esattamente la stessa cosa. Se c'è qualcosa di brutto e non vi piace, sappiate che è voluto. È voluto, cioè... come insegna anche i Muschietti. Esatto, è tutta la squadra. Ecco, la squadra Secret Invasion e The Flash è che... ma non è brutto, è voluto. Cioè, non è che non so cucinare, è che volevo cucinarti di merda a te, capito? Cioè, è tutto voluto, non preoccupatevi. Cose fanno. Poi fai fa girare il cazzo quando vuoi fare le portfolio review e vuoi cercare in tal mondo del lavoro, giustamente ti fa le pulci. Dico, però guarda che tu sei lì a cercare la perfezione e la professionalità nel tuo lavoro, e poi da quelli da cui ti aspetti la cura ricevi i pesci in faccia. Però va bene, con questa chiudiamo questa diretta. È stato solo di dissing. Un piacere, qui trovate la recensione anche del nostro Niola di Indiana Jones e il quadrante del destino, in evidenza su BTS Plus, perfettamente calato nello stile, nello speed della saga Indiana Jones e il quadrante del destino. È un film sul tempo, come già sapevamo. Domani, anzi oggi, arriveranno le interviste del nostro Bede al cast del film. Stasera mostreremo anche un piccolo pezzettino estratto a mezzo, e appuntamento poi a domani con un altro Bed and Breakfast. Il pomeriggio torna Cinema e Serie con Nonno Lo, che anche lui ci parlerà un po' di Indiana Jones in diretta. Che bella live dissing, mi è piaciuto un sacco. Sì, siamo partiti col dissing e chiudiamo col dissing. Però è triste, secondo me. Cioè, vedere che c'è così tanto dissing... andrà meglio la prossima volta, dai. Ma mica è colpa nostra, cioè. Se il materiale è dissing, ci date il materiale dissing, noi facciamo dissing. Se non c'è niente su cui dissare, non si dissa. Buona giornata, ragazzi, alla prossima! Ciao, ragazzi, ciao a tutti, ciao stasera!